Questa è New York, la capitale dei grattacieli. Dove i furbi e i più esperti si litigano lingotti d'oro. E dove la verità, crollata a terra, rinasce più finta di un occhio di vetro. Signore e signori, fin da quando il Morningstar ha organizzato questo pranzo, avevo capito che ci sono due persone abbastanza qualificate per presentare il grande uomo che stiamo onorando. Ed erano me stesso o quella perla tra i giornalisti del signor Wallace Cook, mio caro amico e cronista dello Star. Sì, l'hai detto. Voglio che sia il signor Cook in persona a dirvi quale impresa straordinaria ha compiuto non solo per il Morning Star, ma per l'umanità stessa nel far interessare quest'uomo a questo straordinario progetto. Arriva! 27 stanze del sapere e della cultura, 27 gallerie d'arte che saranno note come il Tempio del Morning Star. E per ogni dollaro che mettiamo, il nostro ospite ha detto che ne metterà addirittura 10. Signore e signori, è con mio grande onore che ora vi presento un principe che ha il cuore grande quanto il suo portafoglio, il fantastico e magnifico potente d'Oriente, il sultano di Nasukan. E la pace sia con voi, amici miei. Pace e benedizione della cultura. No. È lui, è mio marito. Il sultano del Morning Star smascherato. La reazione di Ace alle prove della farsa del secolo. Il sultano con gli abiti affittati. Ernest Walker, i più bei vestiti di Arnhem. Un potente si pulisce una scarpa un po' sporca. Bene, mio potente d'Oriente dei miei stivali. Sta tranquillo, non ti faccio arrestare. Ho deciso di prenderti come portiere e uomo di fatica. Grazie, signore. E ti voglio sempre vicino alle stanze di riunione, dove i miei cronisti e il signor Wallace Cook potranno vederti in ogni istante, come monito di tutti i falsi. Sì, posso chiederle se il signor Cook lavorerà ancora da giornalista? Non vorrei che perdesse il posto, è stato così gentile con me. Il signor Cook sta tranquillo, non verrà licenziato, almeno per adesso. Per il suo bene e anche per il bene del Morning Star, io farò in modo che sparisca per sempre dalla faccia della terra. Redattore Necrologi. Ascolta, Oliver, sono innocente. Sono stato gabbato dal vecchio Joe, proprio come te. Credevo a tutto quello che mi diceva, come te. Ora, Oliver, o smetti con queste cose assurde e mettiamo una pietra sul passato, o me ne vado da questa trappola immediatamente.
Il tuo contratto con lo Star scade fra 5 anni. Non puoi andartene, a meno che non voglia che i tuoi sforzi giornalistici di tutti questi anni siano dimenticati. Oliver, non mi terrai mica ai necrologi per i prossimi 5 anni. Questi sono i miei piani, signor Cook. Bella gratitudine. Sono il miglior cronista che abbiate mai avuto. Vi ho fatto avere centinaia di scoop. Non è giusto, Oliver. Non è umano. Sta un po' zitto! Oliver, non mi piace dirlo, ma purtroppo il giornale finirà a pezzi se rimango ai necrologi. Guarda qua. Che cos'è? Una ragazza condannata a morte per un avvelenamento da radio. Ne abbiamo parlato. Parlato? Stai diventando vecchio ormai. Guarda, ci sono soltanto 6 righe su Hazel Flagg. Una povera ragazza che non ha più di 6 mesi di vita. Spacciata. Sta guardando in faccia la morte. Cosa sente? Che cosa pensa? Mentre il radio le sta mangiando le ossa. Non urlare, per favore! Questa ragazza ha una storia che dovrebbe farti piangere. E dov'è? Perché il Morning Star non la pubblica? Te lo dico io. Perché io sono chiuso di là per via di un tuo stupido capriccio. Oliver, dammi un'altra possibilità. Aiutami. Potessi cascare morto se te ne pentirai. Dovrei essere matto per quello che penso. E cosa pensi? Penso che tu forse non sei il più cretino imbecille sulla Terra. E penso che forse hai imparato la lezione. Dammi una mano e ti farò avere qualcosa già domattina. Hai la mia parola e questa volta non mancherò. Siamo d'accordo? Ho passato un inferno. Lo sai che non potevo entrare in un caffè senza che qualcuno si mettesse a suonare Dixie? Oh, è solo una coincidenza. Ti ho dato una mano, adesso avanti. Vai a rifarti. Grazie, non te ne pentirai. Se non torno con la storia più pazzesca che hai mai pubblicato, potrai farmi mettere i calzoni corti e mandarmi a pulire i tavoli. Terrore a Warsaw. La gente si chiede chi sarà il prossimo. Ha letto tutto? Sì. Conosce questa ragazza, Hazel Flagg? Sì. Bella ragazza, eh? Sì. Dov'è adesso, in ospedale? No. Ah, se ne va in giro, eh? Facendo finta di niente, immagino. Sì. Come si chiama, College? No. Se non si è stancato di parlare, qual è il suo nome? Wall. Signor Wall, io mi chiamo Cook. Sono del New York Star. E nei prossimi giorni manderò parecchi telegrammi qui da voi. Non credo proprio. Chi lo dice? La Pentagon è proprietaria della città e non vogliono uno scandalo loro. Farebbe meglio a prendere il primo treno e ripartire. Che tipo è questo dottor Dolner? Non le parlerà. Nessuno parlerà con lei. Tranne me. Torni a casa. Beh, se non le dispiace, adesso vado a fare un giro e a guardare il paesaggio qui intorno. Lo sapevo che avrei solo sprecato il mio fiato. Oh, mi scusi. Mi ero dimenticato che eravamo nel Vermont. Ma... Buongiorno, sorella. È lei che comanda qui? Già. Sto girando per la vostra eccitante metropoli da più di un'ora. Le dispiace se mi siedo? Sì. Credo che non mi abbia capito. No. Lei conosce Hazel Flagg? Già. Sa per caso dove posso trovarla? Lei è un giornalista e viene da New York. Come ha fatto a indovinare? Perché Wool me l'ha descritta. Lui può dire tutto quello che vuole, ma io non lo farò e non lo farà nessun altro in questa città. Questo negozio è dell'industria Pentagon e non vogliono né scandali né gente di New York qui in giro. Va bene, sorella. Mi dica quanto le devo. Beh, ho sprecato del tempo. Ecco, grazie mille. Mi dispiace moltissimo di averla disturbata. Scusi. Mamma! Siena! Siena! Mamma!
Ehi! Buongiorno. C'è il dottor Dolmen? Sì. È quello il suo studio? Sì. Può dire al dottore che vorrei parlargli? Glielo dica lei stesso. Il dottor Dolmen? Sì. Mi chiamo Cook, vengo da New York. Si sieda, arrivo tra un momento. Bella giornata. Già. Qual è il problema, influenza? No, niente influenza. Gira molto in questo periodo, la signora Ness l'ha presa ieri. La conosce? No. Da dove ha detto che viene? New York. Mi chiedevo se lei sa dirmi dove posso trovare Ethel Flagg. Viene da New York? Già. Sa cosa penso, giovanotto? Che lei sia un giornalista, ne sento l'odore. Sono sempre riuscito a sentirlo. Mi scusi, apro un po' la finestra. Ora le dirò brevemente cosa penso dei giornalisti. Anche se la mano di Dio si immergesse nel fango, non li potrebbe sollevare dal livello di degradazione nel quale vivono. Non ci riuscirebbe. Io credo che lei sia un po' troppo severo nei confronti della mia professione, non tanto, solo un po'. Non sono d'accordo, sono un uomo aperto, giovanotto. Ma quando ti ingannano e ti derubano d'un mucchio di soldi per 22 anni, è scusabile che uno abbia una simile opinione. Da New York, eh? Sì. Non conosce per caso un giornale che si chiama Morning Star? Lei ha l'onore, dottore, di parlare con il giornalista più importante di quel giornale. Ma senti, roba da matti. Lei è del Morning Star? Stia fermo lì, non si muova. Adesso le faccio vedere una cosa. Adesso mi stia a sentire. Mi sono stufato di tutti questi discorsi. Sa dirmi dove posso trovare Ethel Flagg? Non mi parli di Ethel Flagg, per favore. Ecco le prove. La prego, mi scusi se mi permetto di insistere, dottore. Può dirmi dove abita la signorina Ethel Flagg? Non sprechi il mio tempo, giovanotto. Ecco, legga qui. È una copia di un brano che ho scritto. Lo legga? Avanti. Niente per niente. Mi dia il suo indirizzo e io passerò la notte a leggere questi documenti. Io ho partecipato a un concorso e l'ho fatto con tutta onestà. Chi sono i 6 americani più importanti? Li ho nominati e ho spiegato perché, scrivendo su un lato del foglio. E che succede? Riesco a vincere i $10,000? No, signore! Vinco i $5,000? Hanno almeno provato a salvare la faccia dandomi uno dei tanti premi da $1,000? No, non quella banda di ladruncoli! Ecco quello che mi hanno dato, un assegno da $1, giovanotto, per 22 certo, anni. Certo, lo capisco, ma sia ragionevole, non può essere ancora arrabbiato dopo 22 anni. E sarà così finché muoio. Aspetti e vedrà. Il Morning Star ha avuto la possibilità di guadagnarsi il mio rispetto 22 anni fa e invece mi hanno tradito e deriso. Molto bene. Proverò a loro, prima di morire, chi erano i 6 americani più importanti e chi si meritava il primo premio. Credo che nell'Africa nera avrei più fortuna. Sa chi ha vinto i $10,000? La moglie del direttore! Buongiorno. Non avere quell'aria così drammatica, Ethel, come se stessi precipitando. Beh, non posso fare a meno di sentirmi male. Anche lei lo farebbe se dovesse morire. Insomma, vuoi smetterla di darti le arie di un cigno morente? Secondo le ultime analisi che ti hanno fatto, tu non morirai. A meno che non ti investano qualcos'altro. Cosa? Mi hai sentito? Lo sai che non mi piace ripetermi. Dice sul serio che io non morirò? Sei più in forma di un atleta. E smettila di guardarmi in quel modo o mi taglierò. Oh, mi viene da piangere, dottor Dolmen. Via, via, andiamo. Non ci si comporta così nello studio di un dottore. E poi tutto questo sapone ti farà venire un tremendo mal di stomaco. Oh, dottore, lei mi ha salvato la vita. No, non è stato niente. La prima diagnosi era sbagliata. Ero così preoccupato che vedevo avvelenamento da radio dappertutto. Sono stata molto coraggiosa a non piangere prima d'ora, è vero? Lo dica. Beh...
Ora che è tutto finito, Ethel, posso dirti che ero molto dispiaciuto per te. Molto. Sì. Sono stati momenti difficili. Sai, io non so perché sono così contenta. Questo manderà a monte il mio viaggio. Di che viaggio stai parlando? Avrei avuto quei $200 che aspettano chi è ammalato. Sarei andata a New York a morire felice. Invece devo rimanere a Warsaw. Allora, è questa tutta la gratitudine per averti salvato dalla morte? Eh? Ma davvero, io non so dirle se sono felice o depressa. Sono così confusa. Mi ascolti, potrebbe distruggere quel rapporto, anche se è una cosa disonesta, lo so. Io lo farei subito, Ethel. Solo che perderei il lavoro nel momento in cui scoprissero che non sei malata. E poi esiste l'etica professionale. Beh, la ringrazio per il disturbo. Le sono davvero molto grata. Sono disperata, dottore. Trovo che sia veramente una cosa assurda tutto quello che mi sta succedendo. Signorina Flagg, mi scusi, sono Wallace Cook del New York Star. Cercavo proprio lei. Deve essere difficile per lei parlare, ma se solo mi ascoltasse... Non ho niente da dire adesso. È troppo tardi. So come si sente, signorina Flagg. Non le farò domande sulla malattia. Sono appena stata dal dottor Nolde e lui me l'ha detto. Via, non pianga. Mentre ero qui fuori e la stavo aspettando, mi è venuta un'idea. Voglio che venga a New York con me. Cosa? Sarà ospite del Morning Star. Non parli finché non glielo dico io. Oh, non dirò niente. Se lei fosse mia sorella o qualcuno a cui voglio bene, cercherei di portarla via da Warsaw, viva o morta, signorina Flagg. Oh, ho sempre voluto vedere il mondo prima di morire. Ha vissuto qui tutta la vita? Sì, sempre qui. Povera ragazza, non è mai stata a New York. Mia nonna mi ci ha portato quando avevo 3 anni, ma non mi ricordo niente. Le faremo vedere la città, la porteremo ovunque. Si divertirà più che se dovesse vivere 10 anni in questo postaccio senza speranza. Oh, spero che sia così. Affare fatto? Non lo so, decidere non è così semplice. Cosa non è semplice? Pensavo che non è una cosa giusta rendere la gente infelice. È come uccidere la gioia. Mi scusi, sarò sincero, anche se le sembrerà assurdo. Lei farà sensazione. Tutta la città la prenderà a cuore. Avrà tutto quello che ha sempre sognato e lo avrà su un piatto d'argento. Sarà come Aladino con la lampada magica. Vuol dire che piacerà? Solo perché sto morendo. Questo è un modo duro di metterla. No, piacerà perché lei sarà un simbolo di coraggio ed eroismo. Ma ne parleremo in aeroplano. In aereo? Vuol dire che voleremo? Certo, non abbiamo molto tempo. Mi dispiace, ma prima arriviamo, più tempo avrà per divertirsi. Ci sarei andata comunque, ho da parte $100. Non le basteranno 100 milioni per il divertimento che lo star le offrirà, andiamo. Oh no, devo portarlo con me. Chi, il ragazzo sulla bici? No, il dottor Dolmer. Aspetti qui, non andrà via, vero? No. Mi aspetta mentre glielo vado a chiedere? Sì. Oh, bene. Edric! 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 Che guardi! A me non interessa per niente il panorama. La Statua della Libertà! La vedo. Sono riuscito a contattare Oliver Stone, il mio direttore. Sta ballando dalla felicità mentre ci aspetta. Oh, spero che sia simpatico come lei. Beh, ha uno charme molto diverso dal mio. Diciamo che lui è a metà tra la cordialità di un clown e la ferocia di un lupo mannaro, con un tocco di amabilità. Sta diventando nervoso. Oh, no, no. Spero solo che non abbia intorno gruppi di dottori baffuti pronti a farmi a fettine. Sa, non vengo a New York per fare da cavia a un branco di scienziati. Tutto il mondo sa che l'avvelenamento da radio è incurabile, quindi perché perdere tempo con tutte quelle analisi? Non si deve preoccupare. Nessuno la disturberà, Ethel. Non mi metterò a letto fino a quando non avrò le convulsioni e i denti cominceranno a staccarsi. Allora mi preoccuperò, vero? Un momento vale l'altro. Come sta adesso, marinaio? Alla grande, capitano. Bene, eccola lì. Sembra che ci stia aspettando. Signor Cook? Sì? Ah, grazie.
È di Oliver. Non si regge dall'eccitazione. Ha organizzato una grande dimostrazione. New York sta per prostrarsi ai suoi piedi. La gente applaudirà, le bande suoneranno e le telecamere balleranno. Allora, marinaio, serve niente prima di iniziare il conflitto? Oh, passerò momenti stupendi. Qualsiasi cosa succeda, voglio dire, le convulsioni e tutto il resto. Ma prima mi voglio divertire e lo farò, già. Se questo non li farà piangere, niente ci riuscirà. E perché dovrebbero piangere? Perché è la ragazza più coraggiosa che abbia mai visto. In questo sono pronto a scommettere. Ah, guardi! La ragazza spacciata è stata proclamata Bella di New York. Il sindaco ha detto che Ezel è una dimostrazione di coraggio. Un famoso poeta cerca l'ispirazione nella malattia di Ezel Flagg. Oh, ragazza ridente davanti al viso della morte. Oh, il tuo cuore canta di fronte alle porte del destino. Un poeta scrive un'ode per Ezel Flagg. La signorina Ezel Flagg ha pranzato qui oggi. La nostra specialità, tutti i tipi di formaggi e salami. Non ti eccitare tanto, è soltanto una farsa. Cosa hai detto? Non ti eccitare tanto, è solamente una farsa. Chi è una farsa? Beh, i lottatori. O almeno quelli che chiamano così. Oh, loro! Sono il simbolo della città. Fanno finta di lottare, amare, piangere, ridere per tutto il tempo, ma fingono tutti. E io sono il primo. Oh, no, non dire queste cose. Ti ho usato per arrivare ad avere un articolo in prima pagina. Ho sfruttato il tuo piccolo, povero corpo dolorante. Sono peggio di quei lottatori. Mi sento bene stasera, Wallace. Tu e il Morningstar siete stati fantastici con me. I vestiti, i banchetti, i biglietti per il teatro e tutto il resto. Smettila di sembrare felice e contenta. Mi distruggi il cuore. Stai bene? Oh sì, certo, sto bene. Signore e signori, mi hanno appena detto che la signorina Ezel Flagg è qui fra noi. E vorrei chiedere a questo pubblico così distinto di osservare 10 secondi di silenzio in onore di Ezel Flagg. Ok, ragazzi.
sarebbe se ti chiedessi una cosa piuttosto personale? Non c'è niente che voglio nasconderti. Avanti. Prima però c'è da sistemare quella cima laggiù. Vuoi che lo faccia io? Sì, mio piccolo marinaio, sì. E cerca di non cadere di sotto. L'ho chiesto a parecchie persone, ma non lo sapevano. Non sapevano cosa? Se tu sei sposato. La risposta a lettere maiuscole è no. N-O. N-O? Sì, N-O. Capisco. Immagino che normalmente i giornalisti non si sposino. Non quando hanno superato i 15 anni. Quella è l'età pericolosa per un giornalista. I suoi ideali non si sono ancora formati e può cadere preda di cameriere più anziane. Quando matura, invece, impara ad aspettare. Aspettare cosa? Il suono della sirena, signorina Flagg, in attesa che tutto prenda fuoco. Di che fuoco parla, signor Cook? L'amore. Ne ho sentito parlare, Warson. Già, è abbastanza diffuso. Con la parrucca. Benvenuti, benvenuti, miei cari amici. Questa sera in sala c'è una persona che porta nel nostro show un po' di dramma, se così si può dire. Siede qui, con gli occhi che le luccicano, un sorriso dolcissimo sulle labbra, che lascerebbe supporre tanta gioia e tanta felicità dalla vita. E allora bevete, ridete e applaudite, mentre questa ragazza straordinaria vi manda il suo addio, il suo ultimo addio, con il sorriso sulle labbra. Allora, avanti con lo spettacolo, anche se quello di stasera non è fatto da gente famosa di Broadway, ma semplicemente da gente che ride e balla, per garantire un'ultima ora di felicità, gioia e serenità all'eroina più dolce e semplice d'America, la signorina Hazel Flagg. Non c'è niente di meglio di una bella orazione funebre. Oh, ti prego, no, non parliamone. Il nostro prossimo numero, signore e signori, si chiama Le eroine della storia. Caterina la Grande, che ha salvato la Russia, e poteva anche non farlo. Lady Godiva, che ha salvato la propria virtù, anche se poteva farne a meno. Brigitta, che ha salvato l'Olanda mettendo un dito nella diga. Fai vedere il dito, ragazza. Pocahontas, che ha salvato il capitano John Smith e più tardi ha inventato uno sciroppo per la tosse. Signore e signori, voglio che conosciate questa ragazza di Warsaw, nel Vermont, questo piccolo soldato che con eroico sorriso guarda alla morte e ha strappato lacrime e consensi dal cuore generoso della nostra città.
La invito umilmente a prendere posto sul palco tra le più grandi eroine della storia. Signori, la signorina Hazel Flair. Brava, complimenti. Ah, carissima. Congratulazioni, congratulazioni, carissima. Brava. La madre terra saluta Hazel Flagg. Guarda, è successo qualcosa, Hazel? Hazel, come stai? Bene, ragazzo, fammi dare un'occhiata. Dottore, voglio sapere tutto. Non voglio che mi si nasconda niente. Dobbiamo andare in tipografia fra 15 minuti. C'è speranza, dottore. Mi aspettavo una cosa del genere. Su, portiamola fuori. Senti. Per favore, sedetevi. Silenzio. Per favore, sedetevi, signori, vi prego. E mi raccomando, niente commozione. Lo spettacolo deve proseguire. Hazel vorrebbe che fosse così. Hazel ha avuto un collasso. Mi vergogno di te, Hazel. Ubriacarti in una serata d'onore. E adesso fa quello che ti dico. Non sono ubriaca, ho solo bevuto un goccio di qualcosa e poi sono stata travolta da quella mandria di bufali. Non erano bufali, erano cavalli. Avrei potuto essere travolta. Non urlare, hai capito? Se qualcuno ti dovesse vedere adesso, sarebbe divertente, un bello spettacolo. Vergognati! E levati le calze. E lei, dottore, lo faccia da solo. E la piccola tornandosi. No! Ehi! Che sta facendo? Se succede qualcosa, dobbiamo essere pronti. È tutto quello che ti importa, un titolo da prima pagina. Hai un sasso al posto del cuore. Quella povera ragazza di là sta soffrendo, ma lei deve solamente sorridere. Sorridere e basta. Non sprecare fiato con me, Wallace. Oliver, quella è la ragazza più dolce e carina che si sia mai vista. Sì, questo me l'hai già detto, Wally. Ho finito. Non posso continuare così. Io do le dimissioni. Sta bene, signori. Dorme tranquilla come un angelo. Oh, ne è sicuro? Come se non fosse successo niente. E domattina starà meglio di prima. Quella che domattina. La, la. Oh. Oh. Oh mio Dio, signora Rafferty, signora Rafferty. Sì, sì. Oh, signora Rafferty, quel telefono mi spacca i timpani. Pronto? Non voglio parlare con nessuno. Un attimo solo. Ci sono 20 bambini di una scuola che sono venuti a cantare per lei. Il signor Stone aveva organizzato tutto ieri. Oh, è tremendo. Diventerò matta. Su, fateli salire. Può farli salire? Oh, mio Dio. Un tremendo cerchio alla testa. Può lasciarci soli, signora Rafferty? Ti ho portato una cosa. Uova. Proprio quello che ti serve. L'albume è straordinario contro l'alcol. Su, forza, bevi. Ne ho una dozzina. Avanti, bevi, starai meglio. Si sentono così gli alcolizzati?
Ezel, quello che hai è esattamente una posta sbornia. Ho una cosa ben peggiore, dottore, ne ho coscienza. No! Bevi queste uova e la tua coscienza sparirà. Che errore! Fammi sentire il polso, Ezel. Non faccia così, il polso sta bene, sono sana come un pesce! Oh! Allora non ti lamentare. Lo sa almeno di cosa mi lamento. Vorrei essere davvero avvelenata. Avvelenata o qualcosa del genere. Almeno non lo rovinerei. Chi stai rovinando, Ezel? Wallace, il signor Cook. Oh, lui. Prendi un altro uovo. Lui crede che io lo farò diventare un grande giornalista e che gli daranno un premio. Dice che il signor Stone è un imbecille. Lavora nel posto dove mi devono $10,000. Se non mi lamento io, perché si preoccupa lui? Lui pensa che io l'ho aiutato e questo lo fa stare molto male. Oh, non lo sopporto. Sa cosa succederà quando si accorgeranno che sono soltanto una farsa? Incolperanno lui, tutti, e bruceranno il giornale, proprio così. E il sindaco farà linciare Wally. Aspetti e vedrà. Oh, Edric, perché mi ha lasciato venire a New York? Se lei fosse così onesto come sembra, io... Oh. Il signor Cook è qui fuori e vuole vederla. Oh, aspetti, gli dica... Gli dica di entrare. Avanti. Oh, ciao, Ethel. Ciao. Salve, dottore. Spero che non succederà niente se le faccio una visita. È stata molto meglio in queste ultime settimane. Sono molto contento di sentirlo, Ethel. Eravamo preoccupati. Scusatemi. Non volevo disturbarti, ma sto partendo e ho pensato che forse non ti avrei ritrovato al ritorno. Stai partendo? E per dove? Vado solo ad Albany. Per quale motivo? Vado a parlare con il governatore. Wallace, perché vai ad Albany a parlare col governatore? No, Ezel, non ti devi preoccupare. Se riguarda me, devo saperlo. Per sistemare le cose, Ezel. Sistemare quali cose? Per il funerale. Quale funerale? Il tuo. Oh... Forse ho fatto male a dirtelo. Oh, no, no. Tutti hanno un funerale prima o poi. Ma non come il tuo, tesoro. Ah, volevo tanto che fosse una sorpresa. È meglio così, invece. Meglio che me lo dici prima. Così mi ci abito. Oh, spero che sarà una cosa modesta. Ah, credo che non sarà possibile, Ezel. Secondo i sondaggi, ci saranno circa 30.000 automobili e un nutrito gruppo di persone a piedi. Credo 500.000 di persone. Oh, mio Dio. Ma non è una cosa che ti riguarda. Oliver ha chiamato anche il presidente, ma è ancora in vacanza. Al suo posto allora ho chiamato l'orchestra sinfonica. Beh, se è tutto organizzato, perché vai ad Albany? Beh, ho avuto un'idea stamattina. Cercherò di convincere il governatore a dichiarare quel giorno una festività. Come San Valentino, allora. Sono contento di avertelo detto. Ezel, voglio che tu sappia tutto quello che penso. E penso che tu sia stupenda. No, no, ti prego, non dire così. Devi proprio andare. Sì, ma tornerò stasera. Ho anche un'altra sorpresa per te, ma non te la dico adesso. No, voglio saperlo. Vedi, avevo giurato che non l'avrei fatto. Fatto cosa? Chiamare un altro dottore. Ezel, so che hai molta fiducia in Edric, ma ho infranto la mia promessa. Il dottor Emile Galloper... arriverà con il Rex questo pomeriggio. Viene da Vienna. Lo porterò qua per visitarti. Per cosa? Ezel, lui è il massimo esperto mondiale sull'avvelenamento da radio. So che è incurabile, ma quando ho saputo che era sul Rex, l'ho chiamato via radio. C'è sempre una possibilità, anche se è una su 1.000.000. Ah, mi dispiace. Devo scappare se voglio prendere l'aereo delle 10. Ezel, so che è difficile, ma possiamo sperare, no? Ciao. Ciao. Oh. Oh, scusi. Sono arrivati i bambini, Ezel. Quali bambini? Sono venuti a cantare per te. Edric, alla fine. Eh? Non mi faccia domande, ascolti e basta. Siamo rovinati. Il dottore Galloper viene questa sera e metterà nei guai me e Wally. Tu non ti devi assolutamente preoccupare di un dottore che capita da queste parti.
Bevi un altro uovo. C'è un solo modo per uscirne, solo un modo per salvare lei, me e Wally. Devo suicidarmi prima che metta piede qui quello scienziato. Devo farlo assolutamente. Oh, ti ho detto di bere l'uovo. Stia un po' zitto, lascerò un messaggio per la città nel quale ringrazierò tutti. Si liberi dell'infermiera, io stasera mi butterò nel fiume e qualcuno mi vedrà. Lei mi aspetterà su una barca per ripescarmi. Nuoterò sott'acqua e poi cambierò il mio nome. Dovrò nascondermi per il resto della vita. Non vi vedrò mai più. E farò nel funerale senza di me. For you hate the we are hearing, now the end is bowing hearing. Like an angel you're appearing, who makes for angel flag. Yeah, when they the flag believe us, passing will go deeply grieve us. When you only have to leave us, three cheers for Hazel Flag. Hazel Flag is going fast, she's ebbing with the tide. She's riding waves of glory to the day of the side. No, dai, smettila. Ciao tesoro, sono Ernest. Dimmi tesoro, quali fiori preferisci? Eh? E non ti preoccupare, costano tutti lo stesso prezzo. Io li prendo all'ingrosso. Arrivo subito. Mi dia il Morning Star, presto. Che si è suicidato? Leggimelo. Carissima New York, addio. Ricordami come qualcuno che hai reso tanto felice. Io mi sono divertita tanto. E ora c'è soltanto una cosa che mi manca. Il tuo fiume, che mi ha sorriso anche oggi dalla finestra. È facile morire con il cuore pieno di gratitudine. Hazel Flag. Salve, Oliver. Abbiamo la festività. Il governatore ha accettato... Sta zitto. Questa proprio non ci voleva. Purtroppo ci ha fregato. Chi? La signorina Flag. Si è rivolta a un altro giornale. Si è buttata nel fiume. Senti, vecchio rimbambito, cosa vorresti dirmi? Hazel Flag stamani si è suicidata. Non ci credo. Ah no? Il tuo sultano ha trovato il biglietto che ha lasciato. E l'ha vista andare via dall'albergo 5 minuti fa. Chiamatemi il sindaco, subito. Chiama il governatore. Digli che è domani che vogliamo quella festività. Siete una bella coppia di becchini, tu e il governatore. Pronto? Pronto il sindaco? Sono Wallace Cook, dello Star. Va bene, Hazel, va bene. No. Uno, due. Hazel, ferma. Oh. Ferma. Sei una pazza. Cosa vuoi combinare? Oh.
Cosa cerchi di fare? No! Wally! Wally, stai bene? Sì, sto bene. Solo che non so nuotare io. Oh, Wally! Sì, sono qua. Oh, Wally, dai! Prenditi forte! È davvero un bello scherzo quello che hai combinato. Perché non sei rimasto d'Albany? Saltare giù da un molo come una massa. Sono saltata, mi hanno spinto. E spaventare tutti qua. Oh, smettila di urlare, io non posso. Ascolta, promettimi che non lo farai più o ti prenderò a sculacciare. Oh, Wally, non pensi che dovresti dirgli che mi hai trovata? Non mi sembra leale lasciare che traghino tutto il fiume. Ah, l'aria fresca gli farà bene. Vieni qui, ti devo parlare. Ma qui? Questo posto va benissimo, entra. Beh, è abbastanza intimo. Sei ancora arrabbiato con me? Sono arrabbiato con me stesso. Non dovevo parlarti del funerale, ecco cos'è stato. Devo essere sincera con te, Wallace, non è stato quello. Oh, tesoro, vorrei tanto poter restare così per il resto della vita. Edsel? Vuoi sposarmi? Cosa? Mi hai sentito? Vuoi sposarmi? Oh, Wally. Rispondimi. Ma tesoro, non abbiamo futuro. Non parlare come una matta, non mi importa niente del futuro. Oh, se fossimo in una situazione normale. Ma non posso. Non me lo chiedere, per favore. Baciamoci ancora una volta. Dimentica tutto senza lasciare che ti rovini la vita. E che cosa c'è di meglio di quello che abbiamo? Qualche ora stupenda da passare insieme. Ecco la cosa più bella che possiamo chiedere. Soltanto qualche ora e dei bellissimi ricordi. E ci sarò fino alla fine, marinaio. Starò lì a dirti addio. Sarà come se tu e io avessimo vissuto per sempre. E tu? Tu resteresti nel mio cuore. Ok, capitano. Scusi, mi sente? Ha visto per caso una ragazza che si è buttata nel fiume? Sì, certo, eccola qui. Bene. Jim, prendi il respiratore. No, non ce n'è assolutamente bisogno. Respira benissimo. Dovreste portarla in albergo, invece. Certo, su, venga. Mi sembra un po' intontita. Oh, grazie. Dovere, signore. Grazie. Prego, signorina. Oh, le sta bene. Già. È la prima volta che salgo in una macchina dei pompieri. Anch'io. Io invece no. Che guida, Jim? Già. Vai, Jim! Ah! È meglio che vada a scrivere un pezzo. Oliver starà impazzendo. Sai, non vorrei averlo offeso. Quando gli ho detto che eri viva e vegeta, non ha detto niente per più di un minuto. No, tesoro, sei così carino. Già. Beh, ci rivediamo domattina. Cerca di riposare. Buonanotte. Ascolta, se scoppiasse un incendio, in qualunque caso non dimenticare questo, 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 questo. Oh. Il più grande incendio dopo quello di Roma. Bene, 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 bene. Ciao, Ethel, vieni qui. Mi stavo chiedendo cosa ti fosse successo. Chi è quell'uomo? Eh? E che cosa vuole? Oh, è solo uno che viene dall'Europa. È venuto per un consulto. Abbiamo discusso di medicina per un po'.
Mi scusi. Le presento la signorina Ethel Flagg. Il signor... come ha detto che si chiama? Egalopper. Dottor Emil Egalopper. Dottor Egalopper. Mi sembra di averla già sentita nominare, dottore. Edric, vieni qui, siediti. Sulla nave ho ricevuto un messaggio via radio del Morning Star che ha stimolato il mio interesse professionale, almeno quanto quello umano. E sono venuto immediatamente. Ah, dovrebbero essere i miei colleghi. Prego, signori, entrate. Questa è la signorina Ethel Flagg. Questo è il dottor Rochefeld Pumpf, da Praga. Il dottor Felix Marachowski, da Mosca. Il dottor Friedrich Kustenweiter, da Berlino. Oh, che gioia è partire per il paese del nostro amor. Non c'è assolutamente nessuna traccia, neanche un piccolo sintomo di avvelenamento da radio in questa ragazza, signor Stone. Abbiamo avuto qualche problema con quel veterinario del Vermont, ma abbiamo fatto i raggi X comunque. Siete sicuri di aver esaminato la ragazza giusta e non un qualsiasi impostore? Oh, il vero e unico impostore che c'è qui, signor Stone, è questa ragazza che abbiamo esaminato. La giovane donna si chiama Ethel Flagg. Ecco, qui ci sono i risultati delle analisi. E questi sono i raggi X, dove si vede tutto lo scheletro di questa ragazza conosciuta come Ethel Flagg. E questo, signor Stone, è il mio conto. il nostro conto. Le posso assicurare che né io, né tantomeno i miei colleghi, diremo mai anche una sola parola di tutto questo alla stampa. Addio. Non si deve preoccupare di niente, signor Stone. Le sue paure sono finite. Mandatemi 4 cronisti fra i più bravi che ci sono. Ho delle notizie sulla signorina Ethel Flagg che trasformeranno tutte le tue preoccupazioni in sorrisi. Sta lì seduto e apri le orecchie. La signorina Flagg si sposa stanotte. Fammi gli auguri, cervello di gallina, lo sposo sono io. Ah, lo so che sembra assurdo sposare qualcuno che ha solo 2 settimane di vita. Sarà una luna di miele con la fine dietro l'angolo. Ma ormai Oliver ho deciso. Che ti succede? Senti, voglio che tu mi faccia da testimone. Che sei, sbronzo? Sono venuto per le congratulazioni. Che ti prende? Che ti succede? Sono seduto qui, signor Cook, e sto cercando di immaginare una possibile via d'uscita al peggior disastro che sia capitato all'uomo dopo quello di Giuda Iscariota. Ma di che parli? Quale disastro? Sono seduto qui, signor Cook, e sto accarezzando l'idea di farti togliere il cuore e di farlo ripieno come le olive. Sei diventato matto, chiamo un dottore. Mi hai rovinato. Hai rovinato il Morning Star. Hai disonorato per sempre il nome del giornalismo. Tu e quello scherzo della natura di Ethel Flagg. Farai bene ad avere una giustificazione per queste parole, Oliver. Giustificazione? Giustificazione? Guarda! Guarda lo scheletro. Non c'è un osso malato. Guarda fin qui, fino all'ultima vertebra. È intatto! E leggi questo. Ficcaci il naso. Quella è Ethel Flagg, la più grande finta del secolo. Una strega, viscida come un'anguilla e col cervello di una tarantola. Non c'è assolutamente niente che non va in lei. Scusa, ma ancora non posso crederci. Si tratta di un miracolo.
al Waldorf Hotel, più veloci che potete. E portatemi a Hazel Flagg in questo ufficio, anche se doveste trascinarla per i capelli. Ascoltami, Oliver, se fai male a quella ragazza ti pesto, capito? Ehi, tu rimani qui, attento a quel maniaco. Attento ad ogni sua mossa. Voglio Hazel Flagg in questo ufficio entro mezz'ora. Tu rimani qui. Sì, ma non farle del male. Sta zitto! La voglio sposare. Ficcatelo in quella testa di scimmia ammaestrata. Non mi importa di quello che ha detto o ha fatto. Io la... Oh, ma che pensiero carino! Ringrazio Dio in ginocchio che ha finto e che non è condannata a morte. Tutti in ginocchio e ringrazi Dio, mentre tutta la città si prepara a ridere di noi, il rumore si sentirà in tutto il mondo. Chi se ne importa, forse riderò anch'io. Sarà peggio della rivoluzione francese. Spero di esserci quando succederà. Almeno potrò tenere un discorso ai nostri lettori prima che ci mandino al patibolo. Gli dirò che siamo stati i loro benefattori. Gli abbiamo dato la possibilità di far finta che i loro cuori fossero pieni di generosità e pietà. Ehi, tu, come ti chiami? Io? Max. Voglio silenzio in questo ufficio, Max. Silenzio, così posso pensare. Hazel Flagg è una farsa, vero? Fallo tacere! Quando comincerai a star meglio, ricordati che per te era solo un affare. L'hai usata come usi ogni cuore infranto che ti è capitato fra le mani, e cioè per appassionare i lettori e vendere più giornali. Basta con queste storie delle vendite. Lasciami! Lasciami andare! Vieni qui, faccio vedere io. Prima che tutto sia finito, quel Dracula al femminile imparerà che Oliver Stone è peggio dell'avvelenamento da radio, ma molto, molto peggio. Pronto? Pronto? Chi? Mo? Mo chi? Chi è Mo Lavisky? È mio fratello. L'ha mandato a prendere Hazel Flagg. L'ha dimenticato? Oh, Mo, ascolta. Cosa? Che cosa? Beh, che stai facendo? Riportala in ufficio come ti ho detto di fare. Smettila una buona volta di cianciare e parla. È un po' stupido, signor Stone. Mi dia qua, ci parlo io. Se lei lo fa eccitare, ce lo giochiamo. Pronto, Mo? Sono Max. Che combini? Certo. Allora? È una vergogna. Avanti, ma tranquillo. Certo, capisco. Non preoccuparti, parlerò io con il signor Stone. Beh? Vuol sapere dove può trovare un dottore? La ragazza è malata. Chi è malato? La ragazza, Hazel Flagg. Non è malata. Ascolta, Max, chiedigli un po' che cos'ha. Me l'ha detto. È una parola però che non capisco. O non l'ha pronunciata bene. Beh, non c'è un'infermiera. Un minuto. Senti. Senti, Mo. Sono Max. Tuo fratello, Max. È tutto scemo. No, non te ne andare, aspetta, Mo. Io volevo sapere se c'è l'infermiera. No, solo se è lì. C'è? Allora chiamala. Ah, grazie. Dammi il telefono. Lasci, parlo. Dammi il telefono, ti ho detto. Aspetta, ecco, è suo. Signora Rafferty, sono Oliver Stone. Polmonite? È una bugia, le dico. La temperatura a 40? Sta morendo? Riprenda la temperatura, non mi fido di quella ragazza finché non arriva un dottore. No, il dottor Dolner, no. Dica a Mo di buttarlo fuori dalla stanza non appena mette dentro la sua faccia. Mi chiami Mo. Polmonite, sarebbe un miracolo se fosse vero. Ascolta, Mo, non lasciare andare via da lì nessuno. Mi sono spiegato? Vivo o morto, nessuno deve lasciare la stanza. Hai capito? Mi dispiace, ma in questa storia non mi fido proprio di nessuno. E non voglio correre rischi. Pronto? Pronto, mi trovi subito il dottor Egal Hopper di Vienna. Ovunque sia. Beh, provi negli alberghi. Ascolta, Oliver. Adesso io vado là. E se provi a fermarmi, giuro che te la faccio pagare. Dovessi metterci tutta la mia vita. Nessuno ti fermerà, sta tranquillo. Se quella ragazza è malata, è meglio che tu sia al suo fianco. Sì, il dottor Emil Egal Hopper di Vienna. Beh, provi al centro di medicina. Provi anche nelle birrerie. No, non voglio vederli. Fatti uscire quell'uomo. Voglio solo Wallace. Wallace, ma dove sei? Sono qui, andiamo, svelta, dobbiamo sbrigarci. Ah, Wally, perché vado a fuoco, eh? Sta zitta un minuto e ascoltami. Egal Hopper arriverà tra 10-15 minuti. Egal Hopper. Il dottor Emil Egal Hopper, di Vienna. Oh.
Sapevo che mentivi da quando... Oh, Wally, mi arresteranno. Non posso scappare. Sai, io ho messo il termometro sotto l'acqua calda. Sono una sciocca. Oh, Wally, mi odi. Sapevo che mi avresti odiato, te l'avevo detto. Evitiamo di parlarne ora. Lo capisci che se viene Galloper scoprirà questo imbroglio. Adesso calmati e ascoltami. Non mi odi, vero? Sta zitta. Dov'è l'acqua calda? Di là. Come se non lo sapessi. Hai due termometri? Tre, ne ho tre. Due sono sufficienti. Non mi perdonerai mai per quello che ti ho fatto. Wally, voglio morire. Non voglio vivere neanche un altro minuto. Ti sei divertito a fare di me il cretino più famoso dell'universo. Dov'è l'altro termometro? Qui. Wallace Cook, il re degli imbecilli, l'unico vero credulone sul mercato. Non volevo farlo, credimi. Ah, sta zitta, forse non hai capito quello che ti ho detto, quindi ascolta. E Galloper sta venendo qui. Con tutti gli altri. Quali altri? Beh, ci sono un gruppo di scienziati con lui, con microscopi e apparecchi di ogni genere. Oh, basta, mi arrendo. Esci dal letto. No, no, fammi arrestare, fammi mettere in prigione. Forse non mi odierai così tanto se starò dietro le sbarre. Ascolta, mio cigno morente, non è il momento di smettere di fingere. Avrai la polmonite, la prenderai per bene. Vuoi che mi metta davanti alla finestra aperta e che prenda freddo? No, ci vorrebbe troppo tempo. Dobbiamo farti salire la temperatura velocemente. Devi essere affaticata, respirare male ed essere piena di sudore in 5 minuti. Come? Non lo so. Forza, fuori! Andiamo, andiamo, alzati! Fuori dal letto! No, oh, non credo che riuscirò a fingere ancora. Levati quel ghiaccio dalla testa e combatti. Oh, ormai è andata. Perché devo continuare questa commedia? Perché io ti amo, Ethel. Perché ti voglio sposare e non voglio passare la luna di miele a Sing Sing mandandoti baci dal cortile durante l'ora d'aria. Dai, forza, devi alzarti. Devi essere un bagno di sudore. Dai, ti ho detto, sbrigati, ladrucola. Oh, chi è il ladro? Il ladro sarai tu e il tuo giornale. Così va bene. Dai, muoviti, cervello di gallina, dai. Ma ti ucciderò. Come ti permetti di trascinarmi in giro come se fossi una bestia da fiera con un fiocco blu? Tu non hai nessun fiocco blu. Hai un bel cartello con scritto falso. No! Sono una falsa? E cosa siete tu e quell'imbecille di direttore, quell'Oliver Stone, prostrarsi in ginocchio davanti a me? Io sono l'eroina della storia! E io l'uomo che vuole sposarti. Dai, continua a muoverti, devi sudare. Forza. Non ti perdonerò mai! Non ti perdonerò mai! Ti odio! Ti odio! Lasciami! Oh, ti odio! Avrai ragione di farlo. Perché una cosa è sicura, passerò con te i prossimi 50 anni e ti farò pagare ogni bugia che mi hai detto. Ti tradirò, mentirò e mi divertirò per tutta la durata del matrimonio. Sì, sì, avvicinati, se hai coraggio. Va bene, dai. Dai, continua. Più svelta, veloce, veloce. Ecco, così, continua. Così, non smettere. Più veloce, più veloce. Forza, che mi succede? Mi tiro la testa. Sì. Va bene così. Ora ascoltami attentamente. Quando ti riprenderai, voglio che tu faccia esattamente... Che vuol dire riprenderai? Voglio dire quando rinverrai. Voglio che ti cambi il termometro e metti quello caldo in bocca, capito? Sì, sì. Fatti colpire una sola volta. Una sola volta sul viso e non mi importa quello che succederà. Sì, sì, va bene. Sento l'ascensore, stanno arrivando. Non ti scordare il termometro. Sì, ok, sì. Di buonanotte a Paperino. Perché te ne stai andando? Sei stato un buon avversario, Wally. Vuol dire che hai visto tutto, Oliver? Fin dall'inizio, signor Cook. Vuol dire che sei stato lì a guardare mentre picchiavo una donna in difesa? È così, signor Cook. Dov'è finita la cavalleria? La cavalleria? Non ti sembra di essere un po' confuso, signor Cook? L'hai colpita tu? Beh, per me è diverso. Io l'amo. Acqua. 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 Un caldo, tanto caldo, caldo! Puoi calmarti adesso, Ethel. Il gioco è finito. Ma cosa? Il gioco è finito! Vuoi dire che abbiamo fatto tutto per niente? Mi dispiace, cara. Pensavate di farlo, Oliver Stone? Beh, so ancora riconoscere un falso. Tu stanne fuori!
Wally? Sì, cara. Oh! Oh, Wally, non volevo farlo, non volevo farlo. Io ti amo, ti amo. Signorina Flagg, mi chiedo se lei è a conoscenza della storia di un grande giornale. Capisce cosa significa per chi porta con orgoglio la fiaccola del giornalismo? Dal più grande direttore allo strillone più sconosciuto, la linfa del giornale, signorina Flagg, è l'integrità. Non ho ragione, Wally? Esattamente. Ho scritto questo discorso per te 10 anni fa, alla convention di Cleveland, l'hai dimenticato? Potete parlare quanto volete, da parte mia ho deciso. Deciso cosa? Dirò la verità. Quale sarebbe la verità? Io voglio confessare e tornare a Warsaw. Lì mi amano, non mi danno pugni sul viso e non mi spingono nei fiumi. Ma lei non può confessare. Si rende conto che là fuori ci sono alcuni dei personaggi più importanti della città e tutte quelle persone sono lì su invito dal Morning Star. E perché? Per dire alla popolazione di New York e del resto del mondo le sue ultime parole. Per esempio? Oh, non è tempo di sarcasmi, Wally. Tu mi hai fatto entrare in questa storia, salvami, usa il cervello. Il mio è fermo. Dov'è il dottor Dahlner? Dov'è finito quell'imbecille di medico? L'imbecille è sparito. Adesso che ci serve? Ora che potremo darlo in pasto ai lupi. Proprio quando ci serve, lui non c'è. Aspetta, ho un'idea. Potremmo seppellirle, come fanno in India. Sapete, come gli yogi. Possiamo infilarle un tubo per farle arrivare l'aria. E liberarla la mattina dopo senza problemi. Non pensarci neanche lontanamente! Oh, fermala! Fermala! Lasciatemi! Fermala. Lasciatemi! Voglio dire tutta la verità! È solamente una farsa! Non morirò! Non ho mai dovuto morire! Non ho mai avuto neanche lontanamente l'avvelenamento da radio! Volevo venire a New York e ci sono riuscita! E ora voi a New York potete andarvene al diavolo! Signor Stone, è tutto vero? Sì. È tremendo, terribile. Ho sottoscritto la cosa. Ho aiutato questa ragazza, le ho dato le chiavi della città. E per di più, poco prima delle elezioni. Ecco la sua chiave, non mi servirà più se la riprendo. Signorina Flagg, io rappresento oltre 10.000 giovani donne. Abbiamo cambiato il nostro programma di studi dal pericolo del comunismo all'ispirazione di Ethel Flagg. Signorina Flagg, le amiche dei boschi hanno appena organizzato l'unità chiamata Ether Flagg ed io ne sono il capo. Abbiamo già più di 4.000 membri, ma se lei continua a non riprendersi, come evidentemente sta facendo adesso, gli alberi d'America non potranno più avere amiche. La prego, signorina Flagg, ci ripensi. Non può farci questo. Non è onesto da parte signore sua. E signori, il Morning Star ci tiene alla fiducia dei suoi lettori. Quindi dobbiamo far luce completa sulla cosa. No, lasciatemi in pace. Vorrei morire. Vorrei andare da qualche parte da sola e morire da sola come un elefante. Ethel scompare. Lascia un biglietto di addio alla città di New York. Le ultime parole della ragazza. Cara New York, abbiamo passato un bel po' di tempo insieme, tu e io. Ma anche i momenti più belli finiscono. E io devo affrontare la fine da sola, come un elefante, sinceramente tua. Il funerale di Ethel Flagg è stato fatto oggi con grande successo. Stone. Contento, signor Cook? Felicissimo, signora Cook. Ah, so cosa sta per dire. Pensava che fossi Ethel Flagg. Ma sono stufa delle persone che mi scambiano per quella falsa. Falsa? Come può parlare di Ethel Flagg come di una falsa? Come può infangare la memoria di una delle più coraggiose ragazze che siano mai vissute? Nonostante lei e quelli come lei, Ethel Flagg non sarà dimenticata. Oh, lo sapevo. Era proprio quello che temevo. Non ti preoccupare, mia cara.
Tra 2 mesi non si ricorderanno neanche chi sia Hazel Flagg. Troveranno un altro elefante. Tesoro, dimentichi che tutti a New York mi conoscevano e mi adoravano. Mi amavano per il mio coraggio, per la mia voglia di vivere. Dopotutto ero una persona piuttosto importante. Una meteora passata sopra Manhattan. E non dimenticare che stanno diventando impazienti nei tuoi confronti. È una bugia e lo sai. In questo momento le persone stanno piangendo pensando a me. Cerca di diventare furba, Hazel. Sei stata solo un altro fenomeno, come la donna con la barba o Jojo, la donna invisibile. Ritira quello che hai detto! Hazel! Hazel! Sì, sono qui! Che c'è? Hazel! Hazel! Mettiti in salvo! Mettiti in salvo! Tutta la città è allagata! Salvati!